Solo ieri abbiamo mostrato alcuni incivili che depositavano i loro rifiuti in grossi sacchi alle porte di Vibo Valentia. Oggi dobbiamo constatare che questa pratica è comune anche nel resto della provincia. Un malcostume che non solo crea problemi all'ambiente, ma che può essere pericoloso anche per la salute delle persone che abitano in zona. La segnalazione ci arriva dal signor Bruno Chiriaco, di Monsoreto di Inami, il quale denuncia non solo la presenza di un immondezzaio in località Gullì, una zona di campagna dove ha una sua proprietà adibita ad orto, ma anche una serie di discariche abusive sparse nei boschi adiacenti alla popolosa frazione. C'è una discarica abusiva e si porta sulla strada comunale e c'è anche fiumi che passa di sotto. C'è l'ho le galline, ce l'ho una specie di casetta e ce ho i cani e di tanto in tanto vedo che mora la gallina, lo cane lo devo tenere chiuso, si scappa, mi scappa a cassuta e ho paura che va per morire, perché vengono anche cani randaggi. In questa discarica c'è di televisore, c'è di immondizia, c'è di ruote, c'è di tutto e in più è stata sotterrata. La cosa importante, quando uno vede qualcosa e segnala a loro, le signore dicono segnalate, però è un anno, segnaliamo e che la spazzatura è aumentata. Non è venuto, non hanno pigliato un provvedimento, noi comuni di Inami, signor sindaco, noi carabinieri e neanche la guardia forestale di Fabrizio sono venuti due volte e chissà, come se fosse che alle cristiane le pigliano in giro, eh? E così vogliamo cambiare lo sud non cambierà mai fino a che non si pigliano un provvedimento della cosa piccola, devono pigliare il provvedimento, quando si è grandi non c'è più che fare niente.